Con la primavera la campagna esplode di colori. Per il florovivaismo, timidi segnali di ripresa. Continuano a crescere gli orti di casa. Batte il passo il verde pubblico. Un cordiale saluto a tutti amici di Cittadini d'Agricoltura. Una bellissima immagine questa di fiori. È primavera, tempo di coltivare gli orti e di coltivare i giardini. Parliamo di questo settore del florovivaismo con Jacopo Giraldo della Fiorita di Campolongo Maggiore in provincia di Venezia. Intanto, come si annuncia questa primavera per voi florovivaisti? Direi molto bene, stiamo vivendo due mesi di tempo bellissimo, una stagione che è partita con un mese di anticipo, per cui ci sono tutti i canoni per una sicuramente stagione di qualità. Ci fermiamo per le notizie di TG Agricoltura e subito dopo una scheda sul settore florovivaismo. Il florovivaismo rappresenta in Italia il 5% della produzione agricola totale e si estende su una superficie di quasi 30.000 ettari. Sono impegnati in 21.000 aziende circa 100.000 addetti. Il settore vale sui 2,5 miliardi di euro, di cui il 55% va attribuito ai prodotti vivaistici come alberi e arbusti. Nel Veneto il settore è in leggero calo sia per ettari coltivati che per il numero di aziende. Il calo maggiore si registra nelle coltivazioni in pieno campo, mentre più contenuta è la flessione per le produzioni in serra. Dalle aziende vivaistiche venete, in assoluto le più rappresentative, escono oltre 1 miliardo e 300 milioni di piantine. In calo il vivaismo frutticolo e delle piante ornamentali, in leggera crescita il vivaismo viticolo, grazie in particolare ai vitigni prosecco. Padova in testa per numero di aziende, seguita da Treviso. Sullo stabile, con tendenza verso il segno negativo, il comparto fiori. Dunque, Jacopo Giraldo, la stagione della primavera è partita bene per voi? Sì, direi di sì, direi che insomma ci sono i canoni, il tempo è bello, la gente ha iniziato a comprare, per cui quest'anno sembra che qualcosa si muova di più dell'anno scorso. L'anno scorso abbiamo patito un mese di pioggia, speriamo non arrivi più avanti, però per un momento insomma abbiamo visto che ci può essere una buona annata, una buona inizio stagione. Novità nel settore del florovivaismo, qui ci sono fiori soprattutto. Sì, qui noi abbiamo fiori, abbiamo piante. Diciamo che nel settore le novità che ci sono, sono alcune piante nuove, si cerca sempre di fare delle fioriture diverse, fioriture che durano di più, piante più resistenti alle malattie. Ce le mostra queste piante nuove? Certo, ma insomma io posso mostrare qui sulla mia destra, ci sono delle piante fiorite che sono molto utilizzate al posto di geranni, che sono delle dipladenie, prodotti italiani, di grande qualità e di grande resistenza, di grande fioritura soprattutto. Altre piante? Beh, altre piante che noi abbiamo nel territorio sono molto utilizzate le piante perenni che noi abbiamo, che vengono utilizzate, ma ci sono dei grandi produttori a livello italiano. Perché questo? Perché il cliente chiede sempre una pianta rifiorente, una pianta sempre verde e soprattutto che non dia problemi nei nostri giardini. I fiori soprattutto richiesti, lei ne ha già accennato alcuni? Ma i fiori che vanno in primavera soprattutto sono, insomma, ritorniamo sui gerani che sono sempre un must e ancora si vengono fatti, molto meno i gerani parigini perché soffrono di malattie e di bruchi, vengono utilizzate moltissimo delle piante perenni erbacee e graminacee, che sono le graminacee soprattutto hanno avuto nelle aiuole una grande espansione, per una grande resistenza anche alla siccità, perché noi, insomma, il clima è cambiato, abbiamo visto un inverno anche molto siccitoso, ma abbiamo anche estate molto siccitose, per cui nelle aiuole tendenzialmente si mettono delle piante che resistono a questo e le graminacee sono piante di questo tipo. Abbiamo poi piante per giardini, piante per l'arredo pubblico. Certo, l'arredo pubblico e le piante per forestali, per i giardini. E sono andiamo a vederne alcune. Andiamo a vederle. Jacopo Giraldo, questa fiorita che pianta è? Questo è un prunus, è un ciliegio da fiore, fiorisce in primavera, è una delle prime piante che insieme alle forsizie dà l'inizio a quelle che sono le fioriture primaverili e arredano i nostri giardini in maniera molto, molto interessante. Parliamo dunque delle piante d'arredo. Ecco, le piante che noi che vedete alle mie spalle sono le piante delle alberature che vengono prodotte in loco, ci sono molti produttori, una delle patrie produttrici è Canneto sull'Oglio, però stanno soffrendo moltissimo in questo periodo perché purtroppo grandi piantumazioni non vengono fatte e i comuni sono un po' tutti fermi, c'è da sperare che riparta un po' anche la voglia di investire sul verde e di investire anche sulle nuove tipologie. Uno per tutte, vi lancio un pensiero, che è quello che è successo con il tornado sulla Riviera del Brenta. Lì c'è da fare un grande discorso, si potrebbe fare una grande attività con il genio civile. Di qualche anno fa. Il tornado del 2015, che se si facesse dei ragionamenti di investire dei soldi sul verde pubblico, quindi di iniziare a sostituire delle piante,
quei danni visti e quindi quei 2500 quintali di legna cadute non ci sarebbero più, però ci vuole un piano di interventi molto importante, molto lungo, un investimento interessante da parte della regione e si potrebbe iniziare ogni anno a investire, a piantare piante nuove e pian pianino il patrimonio arboreo di una riviera del Brenta molto importante potrebbe essere ricostruito. Abbiamo parlato di verde pubblico, però c'è anche il verde privato, i giardini privati, ecco. Ecco, il giardino privato, diciamo che dopo un stand-by molto importante ottenuto nel 2010 post-crisi, diciamo post-crisi perché noi siamo arrivati 2 anni dopo, logicamente chi ha comprato a casa ha comunque fatto giardino, c'è una ripresa oggi, c'è una ripresa anche di qualità, nel senso che le case che vengono vendute sono case di qualità e anche con dei costi abbastanza interessanti, di conseguenza c'è anche l'opportunità di poter spendere e di fare dei giardini nuovi. Vengono costruiti dei giardini con una qualità alta, vengono costruiti dei giardini con un'attenzione molto importante all'utilizzo dell'acqua, quindi cerchiamo di fare attenzione anche all'utilizzo dell'acqua e vengono utilizzate delle piante, spesso mi auguro che lo facciano anche i miei colleghi, ma lo vediamo in giro, autoctone in maniera tale anche da dare al nostro territorio, al nostro ambiente una caratteristica particolare. Utilizzo dell'acqua, lei mi diceva che sia per i fiori che per le piante il problema primo è l'utilizzo dell'acqua. L'acqua è sempre fattore limitante dappertutto, le piante d'appartamento muoiono per il 50% perché ci sbaglia a dare acqua e per il 50% perché la luce non è quella ideale, allora bisogna fare attenzione. Lo stesso è sui giardini le malattie dei tappeti erbosi che oggi non si possono più controllare con i fitofarmaci perché oramai con il PAN nuovo sono stati ridotti moltissimi i fitofarmaci, bisogna fare un'attenta gestione diciamo agronomica di quello che è il tappeto erboso e l'utilizzo dell'acqua lo è. Jacopo Giraldo, c'è qualche pianta particolarmente attuale che è più richiesta oggi? Più di moda? Ma no, diciamo che insomma è ritornato di nuovo l'olivo a essere in auge, anche se non in maniera normale, ma con tutte queste forme molto elaborate, quindi a macro bonsai e quant'altro. Sono ritornati. Quello che vediamo davanti alla fiorita della sua azienda. Esatto, quelli sono ritornati molto dopo uno stand-by insomma, di qualche anno perché c'è stato uno stop. E poi in realtà tutto è molto legato a chi è il paesaggista che costruisce il giardino e che costruisce quindi la proposta al cliente. Si lega molto, logicamente, questo alla tipologia di casa, quindi a seconda che una casa è moderna si fanno dei giardini utilizzando delle piante che si dicono che sono moderne, se la casa è di campagna si va con delle essenze, le ragestroemie che sono tipiche del nostro territorio, si utilizzano gli aciri e quant'altro che possono essere quelle piante che più rispecchiano quella che è il territorio veneto e comunque legato a quelle che sono le nostre tradizioni. Ci fermiamo per i servizi del nostro TG Agricoltura. Da Campolongo Maggiore ci siamo trasferiti intanto a Mira, sempre sulla riviera del Brenta, in provincia di Venezia, nella cooperativa Bronte. Un Eden delle piantine da orto destinate sia ai professionisti che agli hobbisti. Sono coltivate in ettari di serre climatizzate che visitiamo con Stefano Cazzin e Franco Favaron, i leader della cooperativa, con il sindaco di Mira, Marco Dori, e con Paolo Quaggio e Mario Quaresimin, rispettivamente presidente e direttore della CIA di Venezia, Confederazione Italiana Agricoltori, della quale la Bronte è socia. Le piantine vengono da un'esperienza lunga 40 anni, nata dalla produzione in campo direttamente, e poi trasferita all'orto hobbista per offrirgli le piante migliori destinate all'orto e al giardino. Orto hobbista ma anche i grossisti. Certo, noi serviamo sia i professionisti dell'orticoltura con circa 100 milioni di piante prodotte ogni anno. Quanti? 100 milioni prodotti ogni anno e destinate alle coltivazioni in pieno campo del Triveneto e dell'Emilia Romagna. Il mercato come si sta evolvendo? Vedo tanta gente oggi qua ad acquistare piantine. Negli anni è aumentato l'interesse per l'autoproduzione di ortaggi e quindi per il consumo, oltre che all'allestimento dei giardini, per le fioriture, per l'abbellimento dei giardini, l'interesse è aumentato per l'autoproduzione di ortaggi. Le piantine che le danno più soddisfazione oggi? Oggi è una novità, le piantine che stanno entrando in uso sempre più diffuso sono quelle che provengono anche da esperienze diverse da quella italiana, come la batata, la patata dolce per esempio. Quella americana? Certo, sta avendo un interesse notevole sul mercato e anche per l'hobbista che la sta riscoprendo. 100 milioni di piantine, delle quali oltre il 30% è bio, mi dicono. Certo, il 30% della produzione è certificata biologica e serve
un po' tutte le aziende agricole grandi e piccole a coltivazione biologica del Triveneto. Come spiega tanto interesse per il bio? È legato probabilmente anche all'aumento della richiesta del mercato dell'ortofrutta biologica, alla ricerca di un prodotto più salutare che rispecchi una filiera pulita dal seme alla tavola. Abbiamo sentito il suo collega Stefano Cazzin che ha parlato di tanto bio in questa vostra azienda e poi anche qui vedo piante aromatiche. Sì, perché le piante aromatiche sono un elemento importante qui all'interno del garden, no? Ormai diventano una cultura essenziale per gli orti, i nostri clienti hobbisti specialmente, no? Ogni cliente hobbista punta a farsi un angolo di piante aromatiche in casa. Il mercato come sta andando? Il mercato va abbastanza bene, bisogna sapersi un po' rinnovare e presentarsi sempre in maniera diversa. Noi lavoriamo principalmente dal Friuli fino a Ravenna, Ferrara, in queste zone qua, insomma, del Triveneto, insomma, in generale. Poi abbiamo questo punto vendita qui che è rivolto agli hobbisti, no, con una particolare attenzione alle piante da orto, perché noi vogliamo offrire un servizio professionale anche a chi fa l'orto in casa, insomma. Che vuol dire servizio professionale? Vuol dire riuscire a offrire, a dare il concetto dell'orto anche in casa e avere un prodotto intanto di qualità e poi avere una possibilità di raccogliere nell'orto continuamente per 12 mesi all'anno. Quindi bisogna sapere organizzarsi e dare i consigli giusti ai clienti e le varietà giuste per permettere a questi, scaglionando i trapianti e scegliendo le varietà giuste, di poter raccogliere nell'orto, nell'arco dei 12 mesi, tutto quello che gli serve per il proprio consumo. La Fioritta di Jacopo Giraldo di Campolongo Maggiore e la cooperativa Bronte di Mira, entrambe sulla riviera del Brenta in provincia di Venezia, danno l'immagine di un florovivaismo dinamico e competitivo. Entrambe le aziende sono socie della CIA, Confederazione Italiana Agricoltori, che in questo inizio di 2019 ha avviato a livello nazionale Floricoltori Italiani, un'associazione che si propone di dare identità e voce ai vivaisti, una categoria oggi non molto rappresentata. Il florovivaismo comunque è un settore tutto sommato abbastanza solido, e la redditività purtroppo anche in questo settore è comunque molto molto bassa, per cui il fatto appunto di avere un'associazione che cerca di aiutare le aziende anche nella redditività diventa importante. Insomma, la questione reddito, resa è sempre prioritaria. Ma io credo che nessuno lavori proprio per niente, io non capisco perché l'agricoltura, in questo caso ma l'agricoltura in generale, debba lavorare gratis per il mondo, visto il compito molto gravoso che ha sulle spalle. Un settore questo molto importante anche per l'ambiente, Presidente Paolo Quaggio. Sicuramente il florovivaismo nel suo insieme è una fetta molto importante per quello che riguarda, specialmente nelle zone urbane, l'organizzazione, diciamo, dell'ambiente e quindi mantenere il territorio. Se calcoliamo che 25 metri quadri di chioma di un albero bastano per produrre l'ossigeno che consuma un uomo in una giornata, vuol dire che diventa indispensabile a questo punto avere molto verde, avere molti alberi. Siamo sempre nel reparto erbe aromatiche della cooperativa Bronte con Franco Favaron. L'orto di casa, una moda per una tendenza che è destinata a confermarsi, a consolidarsi? Io spero sia una tendenza che è destinata a consolidarsi, nel senso che è un sistema ottimo per avere un prodotto sano e per passare delle ore anche serene facendo qualcosa che ti piace fare. E come vedo qua da tanta gente che sta acquistando, sono sempre più coloro i quali si dedicano all'orto. Sì, la cosa che ci piace di più è che mentre una volta eravamo molto orientati alle persone che avevano una certa età, adesso vedo che anche il mondo giovanile, no, comincia a interessarsi all'orto. Come si annuncia la stagione? Io spero bene, adesso spero che cominci a piovere perché qui fa un secco incredibile, comincia a mancare l'acqua, siamo tutti molto preoccupati, speriamo che piova senza rovinare la stagione dei trapianti. In attesa della pioggia chiudiamo la puntata dedicata alle piante e ai fiori, appuntamento con TG Agricoltura la settimana prossima.